Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo Vlogmas 2018. Yeah! Oggi è domenica ed è il 9 di dicembre. Siamo partiti in ritardo, ma siamo partiti. Mi sono svegliata da poco, ho appena fatto la doccia, ho appena asciugato i capelli e questa è la mia faccia alla mattina. Ho un sacco di novità da raccontarvi. Innanzitutto, vabbè, mi sembra abbastanza ovvio che sono in una casa differente e come avrete già visto dal titolo, in questo primissimo Vlogmas, vi farò il room tour e vi farò vedere la mia nuova camera. Ho traslocato a settembre, più o meno. Se sentite un pianoforte, è la vicina di casa che sta suonando il pianoforte. È iniziato esattamente tipo 3 secondi prima di iniziare questo video. Ora siamo qui io, mia mamma e mio fratello e vi presenterò anche loro nel corso di questi Vlogmas. E niente, comunque, come vi spiegavo anche su Instagram, non farò dei vlogmas ogni singolo giorno, non so ancora bene come farli in realtà, perché comunque, come ben sapete, io lavoro in un negozio di abbigliamento e per cui lavoro e non avrebbe senso fare i vlogmas tutti i giorni in cui vi filmo la mattina. Ah, facciamo colazione insieme, poi ciao, vado al lavoro, ci vediamo tra 8 ore o 6 ore. Non sarebbe carino. Quindi non so, sto pensando di fare magari 2 giorni insieme o una settimana, in base a quanto è interessante quello che faccio in quei giorni. Oggi è domenica e devo ancora prepararmi perché oggi pomeriggio devo andare al lavoro, però inizio alle 4, quindi per questo motivo ho deciso di iniziare oggi questi video. E il programma di oggi comprende appunto il room tour, quindi farvi vedere la mia camera, anche se ci sono tante cose ancora da sistemare, da modificare. E non lo so, vediamo che cosa ci porterà questa giornata. Dovrò prepararmi per andare al lavoro, quindi magari ci prepariamo insieme. E basta. Spero tantissimo che questi vlogmas vi piaceranno. Come ben sapete, io amo fare vlog, mi piace tantissimo, mi fa sentire più vicina a voi, penso che voi vi sentiate più vicini a me, mi vedete più come una persona normale, che è quello che sono, piuttosto che, non so, nei classici video in cui vi parlo sempre di quanto è bello questo fondotinta, quanto è bello questo mascara, eccetera, eccetera. E niente, spero tanto che lo apprezzerete e spero che vi piacciono. Partirei con un pacchetto super speciale che mi è arrivato l'altro ieri. Sono rimasta scioccatissima, non potete capire. Praticamente è un prodotto, diciamo, che ho ordinato da Octoly, che è sempre quell'applicazione per influencer, piuttosto che in cui mettono a disposizione dei prodotti, voi li ordinate e li recensite, no? E di solito mi mandano magari un fondotinta o un mascara o non lo so, mettono a disposizione cose piccoline. E invece questa volta hanno messo a disposizione un pacchetto enorme. Pensavo che fossero i prodotti in miniatura. E invece devo farvi per forza vedere che cosa mi è arrivato perché tipo il mio cervello ha fatto. Mi sembra abbastanza ovvio che ho già aperto il pacchetto, ma sono stata bravissima e ho cercato di non aprire il tutto per farvi vedere tutto quanto immacolato. Sono questi due qui che sono shampoo e balsamo di Aveda, credo si chiami così, che sono al cherry almond, come vi dicevo sono sia shampoo che balsamo e non li ho ancora provati perché sono un genio, sono andata a fare la doccia, a lavare i capelli senza portarmeli dietro. Viva me, viva me. Poi mi hanno mandato questa crema qui di Clinique. Oi, ok. Allora, che è la Moisture Surge. E non l'ho ancora provata. Questo mascara qui di Smashbox, che è il Super Fan, e dovrebbe avere un effetto ciglia finte. Quindi direi che oggi proviamo insieme questo qui perché assolutamente per forza. Nel pacchetto c'era dentro anche questo profumo qui, che è di Clinique, che non ho ancora provato e faremo una first impression anche sul profumo. Questo rossetto qui di Estée Lauder. Ok, proviamo così perché altrimenti non funziona la cosa. Comunque, mi hanno mandato anche questo rossetto qui di Estée Lauder, che è un Pure Color in Vai ed è il numero 311. Tutti questi prodotti qui mi sono stati gentilmente inviati da Estée Lauder Companies, quindi per questo vedete così tante cose di marca. E come vi dicevo, c'è il rossetto liquido che è questo qui e anche questo non l'ho ancora provato. Poi mi hanno mandato. Quando l'ho visto volevo piangere, sono 2 anni più o meno che volevo provare questo siero ed è l'Estée Lauder Advanced Night Repair, che è un siero
da mettere sulla sera, ma in realtà anche di giorno, e questo qui l'ho usato un paio di volte, devo dirvi la verità, non ho resistito, e è un siero da mettere di notte che dovrebbe aiutare tantissimo con le rughette piuttosto che la texture della pelle eccetera. Io insomma su Sephora, sul sito di Sephora ha delle recensioni stra positive, incredibili, ed erano un paio d'anni che volevo provarlo, e solo che costa tantissimo e quindi non l'avevo ancora provato e sono rimasta scioccata. Sto iniziando a vedere una differenza nella mia pelle perché sto cercando di cambiare completamente la skincare. E a proposito di questo, la skincare routine me la state chiedendo in tantissime e l'ho capito, volete vederla assolutamente, ce l'ho in programma, ma come vi dicevo sto testando qualche prodotto, quindi voglio ancora diciamo un paio di settimane per provarli e vedere come va. E poi c'era dentro anche il mio amatissimo MAC Prep and Prime Fix Plus, il famosissimo Fix Plus che mi vedete usare un milione di volte, e io lo uso come primer, volendo, se avete la pelle secca questo è tipo la vita, per settare il viso quando avete finito di truccarvi, per togliere l'effetto polveroso della cipria, oppure sui pennelli per rendere il colore, soprattutto quelli brillantinati, per renderli molto più metallici. E se non mi credete, se siete nuovi qui per qualche motivo e non mi credete sul fatto che io ami alla follia questo prodotto, vi faccio vedere. Questi sono tutti vuoti. Li sto tenendo da parte perché se riportate indietro 5 confezioni dei prodotti di MAC vi regalano un rossetto in cambio, e questi sono quelli che ho usato penso negli ultimi 6 mesi. Direi che mi piace abbastanza. Visto che siamo già qui, direi che a questo punto conviene che inizi a prepararmi, così almeno non dovete sopportare la mia faccia orribile. Inizio con il siero di Estée Lauder, anche se sarebbe per la notte, io in realtà l'ho usato anche la mattina, l'ho usato ieri mattina e non mi ha dato problemi nell'applicazione del fondotinta piuttosto che, quindi non ho avuto nessun problema, per cui provo a usarlo lo stesso. Vado anche con la Moisture Surge di Clinique, che è la prima volta che uso questa qui in realtà, quindi non so come possa essere. Ok, wow, vado a prenderla da qui perché non ha senso prenderla e scavare da sotto, e ho un sacco di prodotti di cui voglio parlarvi, soprattutto di un prodotto per i brufoli che ho messo ieri sera, e credetemi è miracoloso. E cioè fate conto che tutti questi brufoli qui ieri sera erano il doppio, e intendo il doppio, ora sono piatti e c'è la macchinina rossa, ma ieri sera erano gonfi e erano proprio brufoli. Beh, direi che come primer a questo punto, già che ce l'ho qui, vado a usare il Fix Plus. Oh, idratazione. Settimana scorsa su Instagram vi stavo anche, cioè vi ho chiesto una consulenza, ma a quanto pare ho fatto 6 milioni di stories senza rendermene conto, e quindi quasi nessuno poi alla fine mi ha risposto, mi hanno risposto soltanto due ragazze gentilissime che fanno le parrucchiere. Come l'anno scorso mi trovo di nuovo ad avere una lunghezza media, e se vi ricordate l'anno scorso in un vlog avevo la stessa identica lunghezza e vi dicevo che non ero convinta perché non potevo farci quasi niente, non erano abbastanza lunghi, non erano abbastanza corti e non sapevo che cosa farci. E l'anno scorso ho deciso di tagliarli completamente, tipo fino a qui, e ora ce li ho tipo fino a qua. E l'anno scorso ho deciso di tagliarli e farli corti. Quest'anno invece voglio provare un nuovo esperimento. Ho scoperto, cioè in realtà di nuovo, buongiorno Giulia, benvenuta tra di noi. Ho scoperto che esistono le extension con la colla, che si chiamano, in America le chiamano tape ins, e non ne avevo idea, nel senso che non ci avevo mai pensato. Io pensavo che dal parrucchiere vi facessero sempre solo quelle che si legano, e non credevo che esistessero queste qui. Non mi sono mai posta il problema, nel senso non mi sono mai chiesta se esistessero oppure no. Ho scoperto che esistono queste extension che vengono praticamente incollate ai vostri capelli e durano tipo 4-5 settimane, dopodiché dovete staccarle e riattaccarle perché ovviamente c'è una ricrescita dei capelli e quindi le extension scendono e dovete riportarle su verso la base, l'attaccatura dei capelli. E non sono un'esperta a riguardo, non ne so proprio
cioè sono il minimo indispensabile. Ho deciso di provarle, anche se sono abbastanza costose. E alla fine ho, appunto, nelle storie su Instagram vi ho chiesto se conoscevate qualche brand che non mi costasse un braccio, ma che comunque fosse di buona qualità, e alla fine penso di averne provato uno, però non vi dico niente, così nei prossimi vlogmas avrete qualcosa di interessante da vedere. E appunto arriveranno settimana prossima, quindi da settimana prossima avrò i capelli lunghi. E non intendo tipo lunghi, tipo fino a qui, ma intendo lunghi. Avete già visto con l'extension un bel po' di volte a questo punto, se mi seguite da un po'. E come ben sapete io amo i capelli lunghi, mi piacciono tantissimo. Ciao mamma, vuoi venire a presentarti al vlogmas? Di là. Te li presento. Questa è la mia mamma. Guarda che poi ti metto nel video, eh. Se mi seguite da un po' sapete che mi piacciono tantissimo, ma tipo io ho dei problemi seri qui nella testolina e mi vergogno ad andare un giorno al lavoro con i capelli corti, il giorno dopo con i capelli lunghi, e allo stesso tempo non ho, cioè io sono pigrissima, quindi non ho sbatti la mattina di svegliarmi. Vieni a presentarti vlogmas. Si può vedere. Ciao, piacere, lui è Nicolò. Mio fratello Nicolò, così vedete anche lui finalmente per sì, la primissima volta. Mi sento quasi ansia. Vabbè, tanto lo rivedrete anche in questa settimana nei prossimi vlogmas. No, aspetta, chi l'ha decisa questa cosa? Io. Ah, così, cioè proprio rispondendo, sì. Vabbè. E niente, lui è mio fratello. A rompere scatole ogni giorno. Se mi morde ancora, lo mordo io, sappilo. Se ti ha morsicato, c'è anche ieri mi stava morsicando di nuovo. Ci sarà un motivo valido, non morde nessuno. Allora... Ciao. Per l'ennesima volta stavo dicendo che a me piacciono tantissimo i capelli lunghi, ma la mattina non ho nessuno sbatti di svegliarmi prima per mettermi l'extension, per andare a lavoro, cioè proprio no, non esiste. E appunto ho trovato questa soluzione e dovrebbero essere fantastici, ma non lo so, spero. Comunque io ho appena settato il viso senza mettere il correttore, voi vi rendete conto di quanto io non sia a posto in questo momento. You look at me, baby, wanna catch on fire. Ok, proviamo il mascara di Smashbox e vediamo effettivamente com'è. È la primissima volta che lo uso, quindi non ne ho la più pallida idea. Ok, quindi questo è prima e questo è dopo. E non mi piace tantissimo, ad essere sincera. Non è il mio mascara preferito, ovviamente è la prima impressione che ho. Quindi è la prima volta che lo uso e non so, magari cambierò idea. Ma non mi piace tantissimo. Me le lascio troppo separate e a me io preferisco i mascara più voluminosi, cioè preferisco i mascara che mi danno più volume. Proviamo anche il rossetto, già che siamo qua. E questo è nella colorazione 311 ed è, si chiama Scream Sexy. È un rossetto metallico. Solitamente non mi piacciono i rossetti metallici, ma proviamolo e vediamo com'è. Allora, questo qui è il rossetto applicato, l'ho applicato malissimo, ok? C'è proprio una cosa al volo per vedere il colore. Non mi piace proprio il fatto che sia metallico. Se fosse stato matte, gli avrei dato magari un voto in più, qualcosa, una considerazione in più. Non, i metallici non fanno per me. Ci resta da provare solo il profumo. Ah, stavo dicendo per quanto riguarda il rossetto di Estée Lauder. Sbaglio sempre i nomi, ok? Sempre. Comunque, per quanto riguarda il rossetto metallico, ovviamente sono infinitamente grata a Estée Lauder e a Octoly per avermi mandato tutti questi prodotti incredibili, ma nelle regole di Octoly non c'è scritto che devi promuovere questi prodotti, devi farli vedere al tuo pubblico, ma se non mi piace una cosa, non mi piace. Quindi se mi vedete usare un prodotto di Octoly, è un prodotto che ho ricevuto gratis e devo fare una recensione, non sono obbligata a fare una recensione positiva. Tutto qui. Comunque proviamo questo qui di Clinique che è Aromatics in Black, però prima di spruzzarmelo addosso voglio sentire com'è. Vabbè, così a primo impatto non mi sembra male. Cioè non è una di quelle cose che ricomprerei un milione di volte, ma dipende, secondo me il profumo dipende tanto dai gusti di una persona. Comunque, non mi sembra male, non mi sembra male per adesso.
È arrivato il momento di fare il room tour e ci sono tantissime cose ancora da finire e tanti lavoretti ancora da fare. Comunque vi faccio vedere un attimo per avere un'idea, perché so che a tantissime di voi interessa e quindi, non lo so, vi faccio vedere il room tour. Partiamo da qui, nel senso che quando entrate in camera questo è quello che vedete in generale. E devo pulire gli specchi, sia questo qui sia l'altro. Adesso vi spiego perché l'altro è conciato in questa maniera terribile. Comunque, c'è questo armadio gigantesco. Questo armadio era già qui, già da prima. E la stessa cosa vale per il letto, quindi erano già dentro qui. Qui, subito sulla destra, c'è la mia postazione make-up. Tantissimi di voi mi chiedono sempre come filmo, piuttosto che ci sono le mie due soft, i miei due soft boxes, ce la posso fare. E la scrivania è la stessa che avevo nell'altra casa. E c'è questo specchio qui, che in realtà è il vecchio specchio, è lo specchio che c'era prima nel bagno qui di sopra, ma abbiamo cambiato tutto il bagno perché il mobile cadeva a pezzi e quindi ho tenuto questo specchio per usarlo per truccarmi. E qui sulla scrivania c'è questo coso che ho preso da Primark, sia quello sotto che i due cassettini sopra, è tutto di Primark. Poi vabbè, questa è la bottiglia dell'acqua, va bene. Ci sono qui tutti i miei pennelli, lì c'è la torre dei rossetti, lì c'è questo coso con rossetti, profumi, glitter eccetera, matite. E poi questo è lo scaffale della skincare, più o meno. Ci sono tutti i miei prodotti di skincare. Lì ci sono le maschere dentro questo cestino rose gold, profumi. Qui c'è questa lavagnetta appesa a caso perché non sapevo dove metterla e c'era un chiodo lì, quindi ho deciso di attaccarla lì. C'è lo specchio che usavo prima per sulla scrivania, che era molto più lungo, e c'erano attaccate queste lucettine qui. Ah, tra l'altro una si è staccata, vabbè, dopo la riattacco. C'erano attaccate queste lucettine qui, che sono quelle che avevo preso su Amazon. Le ho staccate dall'altro per attaccarle a questo qui, per avere più spazio libero sulla scrivania. E ho anche questo specchio qui. Il motivo per cui è conciato in questo modo è perché ho staccato le lampadine dai lati e poi ho passato sopra l'acetone per togliere tutta la colla e poi non l'ho pulito. L'ho appoggiato lì e l'ho lasciato vivere perché ultimamente sono super impegnata, cioè nel senso che se non sono al lavoro sono a casa a filmare e se non sto filmando sto montando i video per cercare di portarmi avanti il più possibile e godermi comunque anch'io le vacanze, per godermi il Natale con la famiglia. Quindi scusate se lo specchio è conciato così, vi prometto che lo pulirò nel più breve tempo possibile. E tenete presente che questo è il colore della camera così come, cioè così com'era, ma appena inizierà a fare un po' più di caldo e potrò tenere aperte le finestre farò tutta la camera bianca così com'era quella vecchia. Poi ho riportato la cassettiera, quella di Ikea, che avevo di là, l'ho portata di qui e dentro c'è un macello, quindi non è il caso di farvi vedere adesso. Lì c'è la macchina fotografica solo appoggiata, che in realtà di solito sta sulla scrivania per filmare. E la luce, questa luce qui che uso come sfondo. E qui ci sono queste due mensole e non so se riuscite a vederlo da qui, ma la mensola sopra, queste le abbiamo attaccate, cioè le ho attaccate nuove e non so se riuscite a vedere, ma la mensola sopra è storta ed è una cosa che mi manda fuori di testa. E praticamente devo attaccare un chiodino in un angolo lì dove non si vede per tenerla su. Queste sono mensole ad incastro, quindi senza la base sotto. E una cosa che ho scoperto è che questo tipo di mensole senza sotto la base che le sostiene esteticamente sono bellissime, ma nella maggior parte dei casi vengono storte ed è una cosa che non sopporto, quindi mi sono pentita di averle prese così, ma allo stesso tempo non voglio metterci sotto la base perché questo è quello che io uso per filmare i video come sfondo e quindi non mi piace non mi piacerebbe avere questi cosi qui. Lì c'è una lampada che avevo già prima e c'è un filo random e adesso vi faccio vedere perché lì c'è un filo. Comunque qui c'è questa lampada qui che non so ancora se tenere, buttare, non ne ho idea, devo ancora decidere. Qui c'è il nostro piccolo pancake, pasticcino, che faccino triste che hai, ti abbiamo ridotto. Gli ho dovuto prendere la gabbietta più piccola, sì, devo pulire anche la gabbia tra le altre cose. Comunque gli ho dovuto prendere la gabbietta più piccola
perché quella che avevo prima occupava un sacco di spazio nella camera e lui non è stato molto contento di questa cosa. Comunque, ho deciso di prendergli la gabbia più piccola con l'intenzione di lasciarlo ancora di più in giro, nel senso che ora è costantemente in giro per la camera, quindi va dentro soltanto per mangiare e per fare i bisogni. C'è questa coperta per terra. Ciao, amore. C'è questa coperta qui per terra perché inizialmente faceva parecchio freddo per una questione di riscaldamento, eccetera, capire un attimo, e gli ho messo questa copertina qui così lui può stare qui a dormire, sta al caldo e sta bene. Il mio pasticcino. Comunque non l'ha presa bene, non ha preso bene il cambio della gabbia, tanto perché lo sappiate, lo vedete dalla sua faccia. Di qui invece c'è il letto, e il letto c'era già da prima, e le lenzuola sono di IKEA, se vi può interessare, quasi tutto è di IKEA. I due cuscini pelosi sono quelli che ho preso a Chamonix quest'estate, la coperta l'ho presa da Primark ed è morbidissima, l'amo, e ho messo lì due quadrettini random, anche se in realtà la parete è abbastanza grande, quindi quei due quadri sono troppo piccoli e li cambierò. E poi c'è il cassettino, sopra ci sono i palloncini dei 20K, yeah! E poi di qui in questo angolino, e come vi dicevo, c'è proprio da verniciare, perché poi questa casa, fate conto che queste pareti sono state verniciate, penso, più di 10 anni fa, quindi vanno decisamente ritoccate. Comunque qui sotto c'è il porta cibo di pancake e fili random. E qui ho messo queste tre mensole per le scarpe, cioè le scarpe principali. E poi questo è l'armadio gigantesco, vi faccio vedere soltanto un minimo. Il motivo per cui avete visto il filo partire da là è che va sopra, in alto, fa tutto il giro, arriva sotto lì e si collega alla TV che è dentro l'armadio. E il motivo per cui è dentro l'armadio è che il letto è enorme, cioè non è enorme, è un standard, però è grande. Quindi non ci sta da nessun'altra parte in camera, per il fatto che l'armadio è uno di quegli armadi vecchi, pesantissimi, e quindi non si può spostare in alcun modo. Cioè, abbiamo provato a spostarlo, ma non si muove neanche di un millimetro. Quindi l'unica soluzione possibile era spostare la TV dentro l'armadio in modo da poter guardare la TV dal letto. Sopra ci sono tutte le mie borse, appese in un modo totalmente disordinato. Dentro di lì ci sono delle scarpe. In realtà l'armadio è tutto da mettere a posto e in realtà ci sono tantissime cose ancora da fare. E però questo è il mini room tour per farvi capire un attimo com'è la situazione. Il cambiamento più grande che voglio fare in assoluto è decisamente imbiancare questa camera. Perché sapete che io sono fissata con il bianco, l'ambiente luminoso e poi anche pulire lo specchio, è l'altra priorità. Ok, direi di andare a mangiare perché sono le 12 e un quarto, quindi andiamo a cucinare qualcosina. Mia mamma e mio fratello sono andati a mangiare da mia zia e io ovviamente non ci sono andata perché devo andare a lavorare dopo, quindi non trovavo carino presentarmi, mangiare e andarmene via, non mi sembrava il caso. E poi quando lavoro sinceramente preferisco mangiare con calma, cioè rilassarmi, essere tranquilla, fare le mie cose prima di andare a lavoro e poi andare. Comunque andiamo già a fare da mangiare. Sembra incredibile, ma sono riuscita a bruciare la focaccia. Ok, questo è il pranzo oggi. Focaccia bruciata con dentro insalata. Ah, brie e prosciutto cotto. Ho mangiato troppissimo. Oh. Comunque, voglio farvi vedere l'albero di Natale che abbiamo fatto quest'anno perché secondo me è il più bello che abbia mai visto, cioè mi piace tantissimo. Oh, c'è una televendita. Wow. 59,90 a 9,99. È un vero affare, wow. Ok, la smetto. Questo è l'albero che abbiamo fatto quest'anno e secondo me è assolutamente bellissimo. Quello che vedete dietro è un calendario dell'avvento che ha fatto mia mamma, questo qui, e l'ha fatto lei. Ci sono tutti i numeri e c'è la taschina e dentro si mettono tipo le caramelle, i cioccolatini piuttosto che l'ha fatto l'anno scorso. Là c'è il giardino.
però fa troppo freddo, altrimenti vi farei vedere anche un po' il giardino. Adesso vado un attimo a bere il caffè e poi torniamo su e vi racconto un attimo, un minimo. Rieccomi, mi sono messa il mio accappatoio morbido perché sto congelando, mi sono seduta per mangiare e mi si sono ghiacciate le mani, non potete neanche capire, non mi sento più il sangue che passa dalle mani. Sapete cosa faccio adesso? Inizio a montare questo vlogmas, così potete vederlo il prima possibile. Guardo un po' di televisione e ci rivediamo prima di dover andare al lavoro. Rieccomi, allora se posso darvi un consiglio molto spassionato. Quando avete finito di mangiare, non vi mettete sul letto se dovete andare poi al lavoro, perché vi ammazza, io ve lo posso assicurare. Cioè ora ho un abbiocco incredibile. Comunque ho 9 minuti esatti per cambiarmi, andare a prendere la macchina e andare al lavoro e chiudere tutto. Quindi io purtroppo vi saluto qui, vedo se ci vediamo stasera, altrimenti ci rivediamo domani mattina. E vado al lavoro. Buongiorno, ve lo dicevo che ci saremmo rivisti la mattina dopo. Ok, ho lasciato l'armadio aperto, c'è un casino, fa niente. E, è lunedì mattina e mi sto preparando per andare a lavoro. Oggi sarò a lavoro tutto il giorno, quindi non filmerò praticamente nulla. E ho già visto che questo vlog dura 30 minuti, il che è da pazzi. Quindi se siete arrivati fino a qui, grazie infinite. Non potete neanche capire, cioè voi siete il motivo per cui continuo a filmare, montare ogni minuto libero che ho, in ogni minuto libero che ho. E niente, spero tantissimo che questo primo vlogmas vi sia piaciuto. Ci rivediamo, cioè filmerò domani che è martedì e dovrebbero arrivare le extension in teoria e domani dovrebbe esserci con noi la Kate, quindi la mia amica Kate che avete già visto un bel po' di tempo fa. E quindi niente, ci rivedremo nei prossimi giorni, non so quando monterò, filmerò e vi pubblicherò questi video comunque. Poi ci vediamo nei prossimi giorni con il prossimo vlogmas. Spero tantissimo che questo vi sia piaciuto. Come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!